Insieme al presidente della Cava, chiaramente c'è delusione, anche se Lagenzo ha fatto una gran partita. È una grandissima partita, come ho detto anche oggi. In ogni caso oggi è un successo vedere tutta questa gente giocare alla pari con uno squadrone come il Pisa, che è una squadra molto cinica, esperta. Siamo stati sfortunatissimi, ma come ripeto, Anello non gli puoi dire nulla. Baggio ha sbagliato un rigore su una finale mondiale, quindi ci può stare. Purtroppo i rigori, come diceva uno, non li sbaglia chi non li tira. Lui l'ha tirato e purtroppo è andata così. È chiaro, col pareggio andavi là, te la giocavi tranquilla. Adesso devi andare a stravincere a Pisa e penso non sia semplice, però sta squadra ci ha fatto vedere di tutto. Però la cosa bella è che oggi anche ha giocato un gran calcio, a parere mio. Un grande pubblico e la consapevolezza comunque di un grande gruppo, anche se fa male ovviamente dirlo dopo una sconfitta. E che no, ma il gruppo è un gruppo, lo vedi in campo, fuori, sono tutti ragazzi che stanno benissimo insieme, quindi è stata la forza di questa squadra, questo gruppo. Ho sentito, c'è solo un presidente quando sei andato sotto la curva, quanto ti ha fatto piacere quel coro? Mi ha fatto piacere, ma io ecco cerco sempre di dare il tutto e quindi sono un tifoso io più che un presidente. Comunque rimane una stagione grandiosa perché nessuno si immaginava un cammino del genere. Assolutamente unica, 29 maggio 8.000 spettatori ad Arezzo, un anno fa nessuno ti diceva ma di che parliamo, le 6-7 partite forse 8.000, no, unica. Comunque rimane il presidente che ha riportato tutto questo pubblico, sai che no, mancava dalla Serie B dal 2007. Sì, infatti, questa è una grande soddisfazione. Che cosa dice i tifosi stasera? Che ci dobbiamo credere fino alla fine, andiamo a Pisa tranquilli, noi il campionato nostro già l'abbiamo stravinto, come ho detto anche oggi, e quindi tranquilli andiamo là, il calcio è talmente strano, è uscito il Barcellona con 3-0, può succedere di tutto. La serata di Viterbo dimenticata, sta bene? Non tanto, perché là è una serata brutta, perché là non c'entra niente il calcio, c'entrano altre cose, c'entra violenza, follia e spero che, beh, già 5 anni il signor Luciano Camilli l'ha presa, adesso poi vedremo per vie legali come andrà a finire. Tra l'altro c'è stato quel comunicato anche in cui storpiava il nome, insomma delle cose, ma diciamo... Ma meglio, faglielo scrivere, almeno poi faremo tutto un conto.